Oh, si tratta della più grande raccolta di opere liriche di Verdi, sono in totale tutte le 26 opere liriche di Verdi, dall'Oberto fino al Falstaff, e sono praticamente spezzoni di riassunti dell'opera. Ed è l'unica raccolta al mondo che praticamente espone tutto il melodramma verdiano. Sono partito 8 anni fa, prendendo pezzi di personaggi di grandi pittori dal 1500 fino all'inizio del 1900, questo per far vedere anche all'interno di questa opera d'arte anche una galleria praticamente di pittori. Dal Rinascimento sino al tardo 800, e poi tutta la fase di composizione è avvenuta con l'ausilio del computer, e poi invece la costruzione dell'opera stessa è stata fatta come lo facevano nel Rinascimento, quindi ridisegnando praticamente tutti i pezzi. Sono 4 teli in totale. Raggiungono la metratura di 53 metri di lunghezza per 1,70 di altezza, quindi sarebbe la più grande opera al mondo su tela dipinta ad olio, dipinta da una sola mano, non c'è l'ausilio di altri pittori. E verrà esposta a Cremona per la prima volta, dal 1 maggio al 31 di giugno, nello stesso periodo praticamente dell'Expo di Milano. Questo per dare importanza anche non solo al melodramma italiano, ma a un grande musicista come Verdi, che è a pochissimi chilometri, è nato a pochissimi chilometri da noi, e quindi è diciamo, un nostro compaesano. Tra l'altro lui è stato parecchie volte a Cremona, proprio perché la sua attività, oltre a fare musicista, era anche quella di agricoltore, e quindi praticamente è stato nella nostra città ed ha vissuto anche, diciamo, come una parte, un pezzo di cremonese, di cremonesità. Come mai questa passione per Verdi? La passione per Verdi è nata perché, tanto dalla vicinanza, intanto prima di tutto, vorrei spiegare, il fatto di avvicinare i giovani alla musica e attraverso l'arte, cioè dare qualche cosa in più nella musica che tra l'altro già di per sé è un'arte che allontana le giovani generazioni dalla droga e dal malvezzo, diciamo, del vivere moderno, e quindi avvicinarli alla musica e al melodramma. Il melodramma è, tra l'altro, secondo me, la parte più completa di un'opera, cioè di una espressione artistica, perché è un contenitore di musica, recitazione, diciamo storia, letteratura, cioè è praticamente un comparto grossissimo dove dentro ci sono cose molto importanti che secondo me i giovani potrebbero essere attratti da questa cosa qui. Lo vediamo già nel cinema, i giovani con il cinema hanno, o con la musica stessa hanno una particolare attenzione. Qui ancora di più, se spiegata bene, se pubblicizzata bene, se fatta sulle grandi reti televisive, ecco. Cioè, quindi avvicinare i giovani è questo. E poi perché Verdi è un grandissimo personaggio, cioè è il più rappresentato al mondo, diciamo, il musicista per antonomasia, quello che ha rappresentato la musica nel mondo e l'italianità nel mondo. Ecco, tempi come i nostri, ha
avere un italiano in questo, nel mondo è molto importante. Ecco, come mai nelle tue opere raffiguri dei personaggi contemporanei? Questo per dare la contemporaneità, ho detto che sono personaggi presi dai grandi pittori dal Rinascimento fino ad oggi, e questo per avvicinarli di più alla contemporaneità di oggi, per far vedere che il pittore è contemporaneo, è di questi tempi, ho rappresentato anche alcune persone, personalità che sono nel nostro tempo, quindi magari verranno a vedere i loro amici e parenti e conoscenti e vedranno in essi la rappresentatività. La fisionomia è proprio identica, cioè del personaggio si può riconoscere immediatamente.